Sai qual è la differenza tra vetro e scarti alimentari? È facile capire la differenza e da oggi è ancora più facile fare la differenziata. A Roma la nuova raccolta differenziata comincia da casa tua. Separa i contenitori di vetro da quelli in plastica e metallo e raccoglili nelle campane stradali di colore verde. E quando finisci di mangiare, utilizza la biopattumiera domestica per dividere gli scarti alimentari dai rifiuti non riciclabili. Tra discarica e riciclo c'è una bella differenziata. Natale sicuro scattati in occasione dei controlli dei NAS e dei nuclei antifrodi carabinieri che in stretta collaborazione hanno condotto su tutto il territorio nazionale dei controlli mirati sia alla sicurezza alimentare che alla qualità. Negli ultimi 20 giorni i carabinieri hanno posto sotto osservazione industrie di prodotti dolciari, pasticcerie, mercati ortofrutticoli e dittici, depositi alimentari e caseifici. In tale quadro sono state eseguite oltre 2.000 ispezioni, più di 100 al giorno, rilevando irregolarità nel 20% delle strutture controllate, accertando 600 violazioni alle normative nazionali e comunitarie, segnalando oltre 650 persone alle autorità giudiziarie e amministrative ed elevando sanzioni per 670.000 euro. I controlli hanno poi portato al sequestro di 56 tra strutture, stabilimenti, depositi alimentari e laboratori. L'attività svolta ha consentito di individuare e sottrarre al consumo oltre 60 tonnellate di alimenti, tra cui 30.000 kg di prodotti di pasticcerie e dolciari e 1.000 kg di prodotti ittici di ignota provenienza in cattive condizioni igienico-sanitarie. In particolare a Salerno, in un deposito alimentare, i carabinieri hanno sequestrato 180 quintali di dolci per un valore di 400.000 euro, tra cui pacchi di cioccolata e caramelle con date di scadenza ampiamente superate, addirittura dal 2007. In provincia di Caserta, i NAS hanno proceduto al sequestro di 30.000 confezioni di prodotti dolciari e derivati del vino tipici del periodo natalizio, privo dei requisiti igienico-sanitari, al sequestro penale di 40 quintali di olive, baccalà e prodotti dolciari in cattivo stato. A Milano sono stati sequestrati 280 quintali di mandarini, cipolle, carote, invasi da muffe e parassiti e 250 quintali di mele prive di documentazione sull'origine. Attenzione particolare poi è stata riservata al quartiere di Chinatown, dove sono stati ispezionati 14 esercizi pubblici, denunciati 4 titolari di nazionalità cinese per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e sequestrati 2.400 kg di carne e pesce invasi da parassiti. Chiusi 7 ristoranti e sequestrati 23 quintali di alimenti per un valore complessivo di 800.000 euro. Sequestrate 20.000 confezioni di luminarie e 16.000 confezioni di giocattoli, commercializzati senza rispetto delle norme sulla sicurezza, privi di marchiatura CEA, di etichetta in lingua italiana.